Ciao a tutti, è iniziato quel periodo dell'anno dove porto avanti la mia carrellata di film horror. Quindi vorrei andare a fare un trucco di Halloween, indovinate un po'? Pennywise, sì, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con il trucco. Per prima cosa mi leggo i capelli. Ok, eccoci. Si può utilizzare anche una galotta in lattice, volendo, però dal momento che dovrò mettere la parrucca, preferisco utilizzare una semplice calza per contenere i capelli. Vado a proteggere le sopracciglia con questa fantastica colla, la solita, quella di Elmer's, quella viola, la stick. Ok, quindi le appiattisco per bene. C'è un capello. Sì. E come al solito passo poi della cipria in questo modo la tampono. Procedo poi con il colore bianco clown, però vado a truccare solo questo pezzo qui. In seguito vi farò vedere il perché, che tra un po' andremo a mettere la protesi sugli occhi, che farò con la Model Magic di Crayola. Vado a tamponare un po' di lattice liquido sulla parte delle sopracciglia, quindi la parte superiore delle sopracciglia e leggermente sul naso. Lo lascio asciugare un pochino e vado con la protesi. Applico il lattice perché mi farà da adesivo con la Model Magic. Ok, quindi ne metto due pezzi qui sull'arcata sopraccigliare, perché andrò a dare quell'aspetto cattivo. Quindi da creare la parte, non so come si chiamano queste, forse la parte sopraccigliare semplicemente. Quindi la modello per bene, con molta pazienza, perché ci vuole pazienza per modellare. Ho fatto un'imbottitura con ovatta e carta argentata, ho messo su una retina, perché adesso andrò a coprire questa imbottitura sempre con la pasta modellabile. Io amo giocare con questa pasta, è proprio Adesso sto cercando di assottigliare tutte le parti. Ho unito ovviamente la parte della testa con quella del occipitale, la parte occipitale. Ok, quindi sto modellando questa parte qui. Io poi sopra ovviamente andrò a mettere la parrucca. E bene, lo step successivo è mettere del lattice liquido con la carta igienica, che è quella più sottile, e dell'altro lattice liquido, non un altro tipo di carta, perché l'importante è che sia sottile, perché altrimenti impiegherebbe troppo tempo ad asciugare. Anche perché in questo modo sono riuscita ad ottenere proprio la texture molto simile a quella di Pennywise, perché non ha un cranio ben definito, sembra quasi che sia rovinato, no? Ho pittato quindi adesso tutto di bianco, mi sono colorata tutto il viso e ho amalgamato anche la parte di sopra. Adesso andrò a fare tutte le rifiniture del trucco. Quindi ho fatto le sopracciglia e inizio anche con il nero intorno agli occhi. Dopodiché vado a sfumare per bene tutto intorno all'occhio. Facciamo uno smokey. E quindi ho fatto tutte le parti del viso, ho dato anche profondità a qualche rughetta. Faccio il naso rosso. Ho iniziato poi tutta la parte della bocca, quindi bocca, labbra rosse, e poi questo pezzo qui caratteristico di Pennywise. Lo sto facendo con un'acqua color rosso bordeaux.
Ho quasi terminato di fare il trucco completamente, ora mi tocca fare i puntini. Per farli uso la plastica modellabile che si presenta così. Ups, sono tutte palline. Così. Che una volta messe nell'acqua bollente diventano morbidi e facili da lavorare. Vedete? Quindi sono diventate trasparenti, non so se si vede, forse da qui. Prendo il pezzo, vedete? Allora, questi sono i denti che ho fatto. Indosso la parrucca, quindi la parrucca. Dopo la parrucca ovviamente metto le lenti, un outfit adeguato, e i denti, ok? Questo è il trucco finito, spero vi sia piaciuto. E ci sono volute 5 ore.